Ciao ragazzi, qui Cristian Salerno in Arte Cricco su questo canale YouTube. Scusate la lunga assenza, ma ho avuto un sacco di problemi. Mi hanno hackerato il sito guadagnocomblog.it, adesso l'ho ripristinato. Insomma, un incubo, un cinema. Quindi ecco, la pausa era dovuta a questa. Oggi voglio parlare di un argomento importantissimo. Lo so, non vorrei tanto nominare questa parola, dato che la nominano tutti, è super inflazionata e molti la usano così alla cazzo di cane. Però la parola di oggi è... La cosa di cui voglio parlare di oggi è del mindset, ovvero dell'atteggiamento mentale. Non voglio parlarne in stile guru, se pensi di diventare ricco, diventerai ricco. Solite cose, solite parole ormai strautilizzate, le parole più utilizzate sono isolamento, immersione. Ok, non voglio parlare di questi argomenti, non me ne frega una mazza. Io mi vanto all'interno di questo canale YouTube, che è un canale essenzialmente dove si parla di fare soldi online. Mi vanto di avere poca teoria alle spalle, non ho mai frequentato corsi, cioè, oddio, ne ho frequentati, ma non è che ogni volta sto sempre a fare. Sono uno che va più sul lato pratico, fai quella cosa, sbagli, ho perso soldi, però ho imparato, ho capito che quella cosa non si fa, allora probabilmente si fa in quest'altro modo, quindi ho bruciato un sacco di soldi e di tentativi e di tempo proprio perché mi piace affrontare le cose piuttosto che, allora adesso faccio un anno di preparazione ascoltando e vedendo solo corsi, poi agisco. Ma se non agisci i risultati non arrivano mai, come tantissimi guru che oggi mostrano nulla, dicono di essere fare di qua e di là. Invece a me piace tantissimo la pratica, tant'è che mostro sempre qui sul mio canale YouTube i risultati. Anzi, a proposito, oggi data di registrazione del video è il 10 di febbraio, in questa mattinata ho fatto il mio primo mattinata K mattinata, cioè 1000 euro in una mattinata che sto registrando il video. Oggi pomeriggio probabilmente riusciremo a toccare anche i 2K day. Comunque non siamo qui a parlare di questo, voglio parlare veramente dell'atteggiamento mentale. Io mi rendo conto, e guardando me stesso di 8 anni fa, mi rendo conto di quanto, ovviamente conta anche la maturazione eccetera eccetera, ma di quanto il mio atteggiamento mentale sia cambiato. E di quanto l'atteggiamento mentale che avevo prima era limitante. Ora, sembrerà veramente una di quelle frasi alla guru, eccetera, eccetera, ma il mondo cambia a seconda di come tu lo guardi. Frase alla Osho, alla filosofo dei poveri New Age. È proprio vero, il mondo cambia a seconda di come tu lo guardi. Nel 2010, 2011, 2012, quando ho iniziato a dare, tu sai che io sono un musicista, quando ho iniziato a dare le mie prime lezioni di pianoforte, il prezzo, il tariffario era di 15 euro l'ora, non so perché ho fatto 5, però 15 euro l'ora, e talvolta andavo io a casa degli studenti, quindi facevo l'insegnante di pianoforte a domicilio, e dentro di me, da ragazzo di 20, 21, 22 anni, i conti che mi facevo io erano: una persona normale con uno stipendio di 1000, 1100, 1200 euro al mese, normalmente a giornata si fa 50 euro, quindi vorrà dire che se io riesco in 3 ore a farmi 15 euro una lezione, 15 euro una lezione, 15 euro una lezione, 15 euro, arrivo a 45, sono l'uomo più fortunato del mondo. E questa è stata la mia idea per tanto tempo. In effetti, piuttosto che farmi 8 ore in fabbrica o da qualsiasi altra parte per 50 euro, farmi 3 ore dove insegno a suonare il pianoforte, che è la mia più grande passione, tra l'altro poi essendo un maestro a domicilio c'erano gli spostamenti, quindi queste 3 ore poi alla fine diventavano sempre 5, poi benzina eccetera, cose che non ho mai considerato nella mia inesperienza. E quindi questa è stata la mia mentalità per tanto tempo, poi un pochettino ho alzato i prezzi, ma mediamente questa è stata la mia esperienza. E cercavo, e avevo sempre come riferimento i soliti 50 euro al giorno, e come riferimento avevo sempre uno stipendio di 1000, 1100, 1200. Questo era il mio pensiero limitante, cioè io non riuscivo a ottenere uno stipendio a fine mese maggiore, perché è come se la mia asticella mentale era ferma su quei 1000, 1100, 1200 euro al mese. E nel mio inconscio, purtroppo ragazzi, queste cose che sono nel vostro inconscio, fate una fatica boia a togliere. Nel mio inconscio c'era, come detto, 50 euro al giorno. Quando ero arrivato a 50 euro al giorno, in qualche modo o nell'altro, ero tranquillo. È cacchiarola, però non riesci mai ad andare oltre, ok? Sì, puoi alzare i prezzi, però non riesci ad andare oltre. E quando hai questi blocchi
mentali, in realtà poi te li imponi tu questi blocchi. Cioè, non so se ci siamo capiti. E allora anche quando poi mi facevo i miei conti, quando dovevo andare, non so, in una casa in affitto, dicevo, cacchiarola, se io però guadagno 50 euro al giorno, devo prendermi una casa in affitto che se divido il prezzo mensile dell'affitto per ogni giorno, deve essere massimo 25 euro al giorno, perché io guadagno 50, cioè mi facevo tutti questi calcoli qui e quindi ovviamente andavi sempre a vivere nelle baracche. Ecco, questi sono stati i miei pensieri da ragazzo. Per carità, io sono sempre stato un grande lavoratore, cioè questa è una cosa che mi sono sempre riconosciuto e che tutti mi hanno sempre riconosciuto. Non sono mai stato un cazzeggiatore, ci ho sempre dato dietro, però pur andando dietro come un matto al lavoro non riuscivo mai a fare il grande salto di qualità. Quando è stato 4 anni fa, lavoravo in 3 scuole di musica, più davo anche lezioni di pianoforte private. E ero arrivato a guadagnare 3.500 euro, forse toccavo anche i 4.000 ed ero felicissimo, per carità, cioè non si sputa, facevo un weekend al mese in questa scuola dove guadagnavo 15 euro l'ora e insegnavo 12 euro al giorno, 12 ore al giorno per 2 giorni di fila, quindi uscivo da quel weekend che avevo già 500-600 euro in tasca, 600 forse avevo, 500 euro in tasca. Poi insegnavo in questa scuola che mi pagavano 17 euro l'ora, facevo 2 pomeriggi, facevo 6 euro un giorno, 5 euro l'altro giorno ed erano 800 euro anche da quella scuola. Poi in un'altra scuola che lavoravo in Svizzera, e in Svizzera sei pagato molto bene, arrivavano bei soldini, più gli allievi privati, più qualcosina arrivava dal web, insomma, quei 3.500-4.000 li raggiungevo. E ragazzi, cioè, se mi paragono a me di 10 anni fa, che arrivava a 1.000 euro a stento, 3.000, 3.500, 4.000 è uno stipendio di un manager. Peccato che poi ero da fatturare quei soldi, ma questo è un piccolo discorso a parte. Il problema è che nonostante riuscivo ad arrivare a cifre anche carine, c'era sempre quel tetto lì e facevo una fatica boia, cioè io mi ammazzavo, cioè mi svegliavo, lavoravo, tornavo a casa, a volte tornavo a casa alle 9, alle 10 di sera, facevo i video per tenere i miei canali attivi, montavo, pubblicavo alle 11, mezzanotte, andavo a dormire, l'indomani rincominciavo la mia giornata, cioè ok, va bene guadagnare bene, ma c'è anche il hai tempo per te stesso, spesso qualcuno mi dice, ma tu nel tuo tempo libero cosa fai? Beh, sì, a parte suonare il piano, ma in realtà il mio tempo libero è veramente poco, anche perché io amo quello che faccio, amo lanciare progetti, amo vedere questi progetti che vanno, amo intascare, assolutamente, non mi nascondo dietro a, ah sì, no, perché mi piace aiutare gli altri, ok? E tutto questo per dire cosa? Tutto questo per dire che in realtà poi, se nella tua mente, se tu pensi che guadagnare, fare soldi, non si. Perché purtroppo anche l'altro giorno stavo guardando qualche fiaba per bambini. Oh, cazzarola, in tutte le fiabe, ma in tutte le fiabe c'era la fiaba del fagiolo magico. C'è questo povero ragazzo e la mamma morivano di fame, a stento riuscivano a mangiare, allora si mise a lavorare, a lavorare, a lavorare. Fiaba numero uno. Fiaba numero due, c'era questo bambino figlio di un povero falegname e avevano sempre problemi, non riuscivano mai a mangiare il cibo e quindi non lavorare. Cioè, quindi sin da piccoli c'è questa cosa che lavori duro e in qualche modo arrivi a fine mese. Però c'è anche il lavora duro e arrivi molto bene a fine mese. C'è sempre questo svilimento, non è come se il lavoro veramente ti nobilita, cioè più ti fai il mazzo, ah, più sei una brava persona. In realtà non c'entra assolutamente nulla. Farsi il mazzo e essere una brava persona, farsi il mazzo e non essere una brava persona non sono cose correlate. Ah, più ti fai il mazzo e più diciamo il tuo conto in banca è basso e più sei una persona umile di tanti valori. Anche qui conto in banca, valori personali non sono correlazionati. Quindi ci sono tutte queste serie di seghe mentali e di pippe che un po' le storie, un po' i cartoni, un po' di qua, un po' abbiamo preso esempio di qua, quindi si dice, siamo viziati, cioè abbiamo dei difetti di fabbrica dentro che dobbiamo cercare di togliere, altrimenti quel tetto lì non lo supererai mai. Altro paragone che posso farti sempre sulla mia esperienza, io sono sempre stato un po' una pippa a relazionarmi con le ragazze, questo fino ai 18-19 anni. Perché
Perché? Perché nel mio mindset, nel mio atteggiamento mentale, gli altri erano più bravi di me, gli altri erano più intelligenti di me, gli altri erano più belli di me. E quindi, avendo una bassa autostima, avendo poca considerazione, è chiaro che nel momento in cui mi avvicinavo alla ragazza che mi piaceva, lei avvertiva il mio disagio, avvertiva il mio essere inadeguato a quella situazione, proprio perché io mi sentivo inadeguato a quella situazione. Pian pianino, ho cambiato il mio mindset, ho avuto una grande autostima di me stesso, dovuti anche ai risultati che ricevevo, perché poi sono quelli che ti danno la carica, tu dici cazzarola, oh, allora. Quando tu hai questa pienezza di te stesso, sono sempre io, non è che sono cambiato, sono sempre io. Quando tu hai questa pienezza di te stesso, sei fiero di te stesso, sai quanto vali, sai che rappresenti praticamente una piccola percentuale della popolazione, sai che tutti gli altri sono delle teste di cazzo, sai che gli altri vanno la sera al bar a bere, non creano progetti, sai che. Quindi, oh, dici, cazzo, allora forse non sono gli altri più bravi di me, forse sono io più bravo degli altri. Quando hai questa consapevolezza, ti comporti in un determinato modo e questo modo di comportarti attira. Anzi, sono poi le donne che arrivano da te, non sei tu che devi andare a cercare. Quindi, anche qui ho notato proprio su me stesso, da 0, 18, 19 anni ero completo sfigato con zero autostima. Pian pianino questa autostima ho capito la persona che sono, la consapevolezza che insomma che ho adesso e devo dire che non ho più dovuto cercare più nessuno, anzi, insomma, molti miei amici dicono: ma come fai? Come hai fatto ad avere ragazze, ex ragazze così belle, stile Miss Italia, non sarei mica Mister Italia? No, non lo sono, però a quanto pare, insomma, cosa che. Se a 18 anni mi avessero detto: guarda Cristian, tu un giorno starai con quella ragazza lì, io dicevo: ma te sei fuori. Perché nella mia mentalità non era possibile, cioè non era possibile che io potessi stare con una ragazza così bella. Ed era già un limite, già capisci? Era già un limite. È chiaro che non succede, se tu già pensi che non succede, non può succedere. Quindi, ok, siamo andati un po' fuori tema, però questo per farti capire quanto i blocchi mentali riescono a condizionare i tuoi risultati. Questo è l'atteggiamento mentale, questo è il mindset. Ho fatto l'esempio, diciamo, con le ragazze, posso fare miliardi di esempi su altre cose, ma funziona così. Quindi, quando pensi che una cosa sia possibile, in qualche modo ce la fai, batti la testa, rifai, ci riprovi, quando hai una convinzione su una cosa, è difficile. È difficile poi, cioè, guarda qualsiasi cosa, guarda, non so, quelle vecchiette che sono andate a messa per 70 anni, prova a mettere anche solo in dubbio dell'esistenza di un Dio, queste ti sbranano vive. Questo perché nel loro mindset, nel loro atteggiamento mentale, Dio esiste, Dio le ha aiutate, Dio che cacchio ne so, eccetera, eccetera. Ognuno di noi ha una serie di credenze, queste credenze lo fanno comportare in un certo modo e questi comportamenti in un certo modo gli fanno ottenere certi risultati. Se noi riusciamo ad avere delle credenze corrette, che ci fanno comportare in modo corretto, ci fanno ottenere poi risultati corretti. Ovviamente nel corretto bisogna sempre vedere cosa. Dunque, questa era la mia morale di oggi, era quella di cercare di innanzitutto autoanalizzarti, capire se hai delle credenze limitanti, se hai dei blocchi che non ti fanno fare il salto di qualità, cercare di eliminarli. Ora non ti saprei dire neanche come, io li ho eliminati semplicemente ottenendo i risultati. Cioè, secondo me, appunto, quando avevo iniziato 1000 euro erano tanti in un mese, qualche anno dopo erano diventati 3000, 3500, 4000, eccetera. Oggi siamo a cifre che veramente mi fanno essere sicuramente orgoglioso. Mi hanno fatto un po' perdere il contatto coi soldi e far capire la quantità. E pensare che tu dici, cavoli, fare 100.000 euro in un anno cioè, deve essere una cosa impossibile. Mediamente una persona guadagna 12.000, 15.000, i manager 35.000. 50.000 euro in un anno, farne 100.000 significa che rappresenti quell'1% di popolazione, in Italia solo l'1% riesce ad arrivare attorno ai 109.000 euro l'anno, e se tu ci pensi, dici, cazzarola, però 100.000 euro in un anno significa che devi fare al giorno almeno 270 euro. Beh, 270 euro, se ci pensi,
Non è una follia, è una follia se la pensi con la mentalità che aveva Christian quando aveva cominciato 15 euro l'ora più 15 euro l'ora più 15 euro l'ora, non ci arrivi mai. Ma se riesci a sfruttare leve, internet, lavoro attive, entrate attive, lavoro manuale, eccetera, eccetera, 270 euro in una giornata ci arrivi. Non dico tranquillamente, ti devi fare il mazzo, ma ci arrivi. Bene, ho parlato tanto, ho messo come al solito un miscuglio di tante cose, questo perché non mi sono preparato un discorso. Spero che i messaggi che volevo lanciare che siano arrivati, spero che nessuno, diciamo, prenda, estrapoli qualche frase a caso tra queste e ci faccia un insomma, che storpi la realtà. Io dico sempre semplicemente le cose come stanno e parlo della mia esperienza, non parlo dell'esperienza degli altri, parlo della mia esperienza. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!